ci e vi consente anche di entrare poi a contatto, in quanto può essere positiva se si vuole, la collaborazione profit e no profit. In un momento come questo direi che deve essere di buon esempio, a maggior ragione in una giornata come quella di oggi, che è la 50ª edizione dell'Earth Day, una giornata istituita dall'ONU nel 1970 che dovrebbe servire, scegliete voi come preferite il termine, a ricordare quanto importante sia mantenere un pianeta sano e soprattutto un pianeta che possa avere una salvaguardia di se stesso anche attraverso il comportamento dell'uomo. Questa è il backstage del rapporto tra Amref e Cielo e Terra in Kenya. Vai! Bella esperienza. Come, che vi è sembrata, che ne dite della cerimonia, come vi è sembrata? C'è molto il senso della dignità, sono persone che hanno una dignità molto forte e che vivono ovviamente anche la comunità in modo molto, molto vicino, mantengono le radici, riescono a mantenere delle radici e allo stesso tempo però andare avanti, perché il mondo corre anche per loro, quindi devono andare avanti però tengono le belle radici. Però qui è interessante vedere, perché qui vedi proprio la storia, la casa fatta in terra, è una cosa che non avevo mai visto, e soprattutto vedere che la signora che l'abita è un eroe di questa comunità, che ha fatto tanto per portare l'acqua, ha fatto tanto per far crescere dei bambini anche non suoi che li ha adottati. Quindi vedere come sono umili, con un coraggio enorme, veramente è da imparare tanto quello che riescono a fare loro. Anche per farvi capire, e ovviamente rimando anche alle pagine social, al sito ufficiale di Amref, come poi alla fine in questo caso con un'azienda vinicola, giusto appunto Cielo e Terra, ma in generale ogni imprenditore, ogni anche singolo cittadino può contribuire a seconda di quella che è la propria sensibilità, le proprie sfumature, e unire gli aspetti che poi rappresentano in questo caso l'accesso all'acqua in favore dell'Africa, il Kenya, il vino, concetti che sembrano in astratto così separati, così diversi, così inconciliabili, e che poi in realtà semplicemente con gli strumenti, e però questo è più che semplicemente, è un semplicemente come metafora, come paradosso, possono scatenare e creare qualcosa di straordinario. Comunque, e io mi auguro che, poi ti lascio la parola subito, sì, sì. Mi auguro, ecco, che questa giornata mondiale della Terra, più di tutte le 49 precedenti per chi le ha vissute, possa avere un significato anche in favore di quella memoria di cui Indro Montanelli raccontava e parlava i dettami tipicamente italici nella nostra copertina. Vai, no, dico, mi si è aperto il cuore vedendo l'immagine del bambino, della bambina, adesso non ricordo perché insomma, è passata, e ascoltavo quello che veniva detto, con l'acqua, no, che colava in quella maniera lì, e vedere i suoi occhi come se avesse scoperto chissà cosa. Bene. No, quello ti fa veramente capire come in certe parti del mondo sia così complicato, e non è giusto che i bambini attraversino questa situazione, perché un giorno saranno grandi, se riusciranno a diventare grandi, e loro sono i primi che dobbiamo cercare di tutelare. Quindi insomma è bello questa cosa che abbiamo mandato, perché ci riporta un po' sulla terra, ci fa capire quali sono veramente le cose importanti, insomma, soprattutto quando poi si tratta dei bambini. Io credo che veramente mi vengono i brividi, perché comunque essere bambino vuol dire essere spensierato, essere felice della vita e non avere il pensiero di poter pensare che sia difficile anche trovare un bicchiere d'acqua. Cioè, non è giusto. Allora, ci sono due messaggi che voglio leggere, uno diametralmente all'opposto rispetto all'altro. Allora, un amico da Viareggio, credo, ci scrive a proposito della Toscana che la distribuzione delle mascherine è iniziata solo lunedì scorso. Apprendo che si sono formate lunghe code, soprattutto nelle farmacie, e le quantità giornalmente messe a disposizione sono tali da soddisfare poche